Simon Rinochain, gormette di montagne. All week long, got a dream, cause I'm better than the rest, all right. Match a star, feeling good, rival team is raving too. On the field, think of you, trainer says I'm not to... Erano le 5 del pomeriggio, e dalle 2 e mezza che stavamo in campo. E Maestrelli non fischiava la fine perché stava perdendo 5-4. A un certo punto, 2-3 di loro hanno detto basta, mi sei, noi ce ne andiamo dentro. Abbiamo vinto 6-5, fischiato la fine. Erano rimasti in 5-6, noi eravamo in 8. Allora, sì, no, io non facevo gol. Ma anche ai Cosmos era la stessa cosa. No, è importante fare gol. Io devo fare gol, perché sennò che sto a fare lì? Perché c'avevo io con mio padre, sotto al tunnel che portava, c'era una villa a Castelvolturno a quell'epoca, quando Castelvolturno era bello, no? Adesso. E 10-12 macchine mi seguivano, così. Era Napoli-Lazio 1-0. Sono uscito dalla macchina, ho sparato in alto e quelli sono fermati, in mezzo al traffico, sono andati via. Però perché, da non credere. Piano sta tornando, squadre che hanno fatto i loro stadi, la gente va allo stadio, che è importante. Poi la cosa più importante è, speriamo che la nazionale americana va bene, ma con Quinsman non qui. Non so niente di tattica, no. Vabbè, ma non l'ho detto io, ma l'ho detto Beckenbauer, tutti i giocatori del Bayern. Infatti l'hanno mandato via dopo 6 mesi, allora, a Monaco. Rival team is raving too. On the field, think of you. Trainer says on love tonight. All right. E nell'anno dei mondiali ci sono 6 o 7 minimo giocatori in questa nazionale. Ma lì non c'era nessuno, c'erano i 3. Io, Wilson e Ricci Conti. Basta. Italia Haiti, stavamo vincendo. Ma sostituito quando stiamo vincendo 2-1. Perdiamo 1-0. Gol di Sanò, che è morto anche lui 2 anni fa. E noi eravamo i favoriti a vincere, non avevamo subito gol in 1 anno e mezzo. Zoffer è imbattuto da 1 anno e mezzo, penso un po' così. Ma la squadra non era quella giusta. E nel primo tempo dice Giorgio, gioca 10 minuti e poi ti esci. Dico, no, esco subito. No, che cazzo mi aspetta, dice. Stavamo vincendo 2-1. Dico. Sì, no, non io, eravamo in tanti a fare queste discussioni qua. Cioè, allora io ho detto, vabbè, oh, cioè, porto la careccia. E poi mi dice, no, vai a dormire, non ti preoccupare di niente. Io ti dico solo quello che pensano tutti i giocatori. Rivera e Mazzola, solo uno poteva giocare, non tutti e due. Perché negli allenamenti è così, vediamo che questi insieme non possono giocare, perché lasciamo un uomo del centrocampo di loro sempre libero, non era possibile. Infatti aveva ragione. Abbiamo sentito nulla, abbiamo intercettato, c'era Liliana che voleva fare una chiamata a Napoli, eravamo in camera mia, e dice, ah, questi stanno a parlare di te, chissà che sei disadattato, così. Mamma mia, Carrara gli ha detto, guarda, su un aereo, vieni a sederti vicino a me, ti vuoi parlare, dico, tu sei fortunato che c'è un sacco di gente qua, perché saremmo io te soli, ti dava un sacco di botte, e me n'avo. Che tu non sei una persona per bene. Io vedo tutta la partita, tutto. Ha iniziato bene, un po' di fortuna, ci ha portato ad avere tutti questi punti, adesso si paga lo scotto. È una squadra che tutti parlano di terzo, secondo, primo posto, sono tutti fuori di testa. Starazio può arrivare in Coppa UEFA, se ci riesce, perché adesso il campionato, in questo momento, c'è Juventus, Milan, Udinese, Lazio, Inter, Roma e Napoli. Allora, di queste 7 squadre,
5 vanno nelle coppe europee e le altre stanno a casa. Secondo me rimane a 3 squadre lo scudetto. Milan, Juve e Inter. Bisogna vedere cosa fanno in Champions League, sia Inter che Milan. Potrebbe essere la terza scomoda che la Juventus, perché non c'ha nessuna partita infrasettimanale. Il problema delle squadre italiane, ecco perché abbiamo perso una squadra nelle coppe europee, nella Champions League, è perché tutti fanno la corsa ad arrivare in Coppa UEFA, tutti. Poi c'è la Coppa UEFA, fanno giocare le riserve. Non ha senso, non ha senso. Ma guarda, lì è semplice. Quando l'avvocato Gentile che di Cosimo e questi hanno mandato il telegramma che erano con Palazzo, Palazzo non si cede. Io il giorno dopo ho preso e sono tornato in America. Per me era finito tutto. Punto e basta, è finito tutto. Io sono venuto in Italia per due motivi. Uno, sperando che questo gruppo comprava la Lazio perché c'aveva tanti soldi. Due, per guadagnare soldi anch'io, che dovevo prendere 500.000 euro. Ma stop, non dovevo essere né presidente né niente. E qual è il nome della società che volevo comprare? Io mi hanno detto di non dirlo, anche perché per essere vero, mi hanno detto loro, non lo so. Se vuole lo faccio sapere che vado giù, la di cosa mi faccio dare la... sul classificato il nome della società che non mi ricordo adesso come si chiamava, perché era una società ungherese, eccola qua. Poi sono venuto lì, basta, finito. È assurdo. Sono passati più di 5 anni, e poi c'è stata della povera gente che è andata in prigione, che non si spiega ancora com'è che questa gente è stata in prigione per un anno. Per che cosa? Cosa hanno fatto? Chi è stato l'istigatore? Chi ha detto le bugie? Lo dico. Che ha detto che l'hanno minacciato così. Infatti io non sapevo niente delle minacce, delle cose. Infatti io non c'entro niente in queste cose. Non solo, quella di Casalesi è finita, perché non era vero. Non ci dimentichiamo questo piccolo particolare che loro hanno cercato di dire. Che io avevo a che fare con Casalesi. Chi conosce Casalesi? Io di certo non li conosco. Perciò cosa posso dire io? I miei avvocati, che loro erano... gli avvocati che hanno seguito tutta la vicenda, perché erano gli avvocati di Cosimo, che sono stati loro a mandare il telegramma all'avvocato Gentile, detto quello che gli ha detto di Cosimo. Loro seguono tutta la faccenda, l'ha seguita loro, dal primo giorno che sono arrivato in Italia. E loro sanno la verità, che la verità è questa, non c'è altra verità. Non c'è né Casalesi né queste cose qua. Questo sono stati il Lotito, anche vari giornalisti che hanno detto queste cose qua, ma chi ti conosce? Io aspetto che mi dicano, è finito tutto, può venire in Italia. Ma perché? Perché mi devo presentare per che cosa? Per andare in prigione? Ma siamo fuori di testa o siamo normali? Niente, che gli devi dire? Non devo dire né scusa né niente perché non c'è niente. L'Italia, gli amici che ho in Italia, ce ne sono tanti, devo dire, e che mi vogliono bene ancora oggi, perciò gente vera, gente non... Ma io vorrei tornare in Italia, certo, ma a fare una settimana, due settimane di vacanze, di sfogarmi anche con i miei amici. Basta. Adesso? Nel futuro c'è la morte, guarda. No, nel futuro niente, speriamo che i Cosmos possano riprendere una società. Solo che mi dispiace di tornare andare a lavorare a New York, perché muori subito a New York, cioè, lì 24-7 gira tutta la svelta. Io spero che una grossa azienda prenda la Lazio, così ha da soldi da investire, perché se non fa gli investimenti il futuro non c'è. Li reputo grandi tifosi e li voglio bene, basta, io non ho fatto niente di male contro di loro. È quello che io non capisco ancora oggi, quel che voglio fatto. Loro sapevano benissimo che io sono venuto in Italia a proporre questa società che mi è stata proposta a me, basta, punto. E poi tornavo in America dopo che era finito tutto, perché non ero io nei ranghi di diventare presidente o qualsiasi altra cosa. Perciò non capisco questo. Non farei quella cosa di credere a Di Cosimo, di sicuro. Tanti auguri, speriamo di vederci presto. In bocca al lupo.